Siamo ad Arezzo, alla finale dei campionati italiani, dei giovani cavalli, dei cavalli italiani. Siamo con Alain Loesch, nazionale, cavaliere nazionale e da qualche anno anche allevatore. Come hai visto l'allevamento italiano in queste finali? Ma siamo qui ad Arezzo e devo dire che la qualità dei cavalli è migliorata molto negli anni. Ancora magari come numeri non siamo come gli altri stati europei, però esistono, ci sono veramente dei cavalli con molta qualità, molto buoni. Purtroppo ogni tanto magari sono in mano più a degli amatori che non a dei professionisti, però ottima qualità. Qual è il nostro punto di forza? Alla fine trovo che riusciamo a organizzare delle manifestazioni molto belle. Bisognerebbe stare un filo più attenti a non mettere contemporanee, perché anche per chi viene dall'estero così per vedere è molto meglio avere una giornata dedicata magari alle finali, con tutti i cavalli buoni nelle finali, non i 5 anni contemporanei con i 7 che uno deve lanciarsi da un campo all'altro per vedere. Insisto. Dei cavalli buoni ci sono, anche molto buoni, e bisogna portarli avanti con calma e farli rendere in futuro soprattutto. Cosa ci manca per arrivare ad essere, non dico alla pari degli altri stati, degli altri statbook, ma comunque avvicinarci a quello che fanno gli altri? Ma devo dire che l'organizzazione all'estero, quello che ci manca a noi è avere sicuramente la finale dei cavalli giovani sempre nello stesso posto. Sempre nella stessa data, in modo che sia un punto di riferimento per tutta l'Europa. Faccio un esempio: in Francia a Fontainebleau, in Belgio a Gèves, la data è sempre quella, il posto è sempre quello, e non avere in contemporanea gare come in questa occasione il progetto Giovani, che a mio avviso non è molto, non, cioè non c'entra molto il ragazzino che monta il pony con i 4 anni del professionista, non ha molto a che vedere. Comunque, sicuramente avere dei direttori di campo omogenei, come devo dire, stiamo cercando di fare, dei percorsi adatti ai cavalli giovani, dei bei campi e continuare a lavorare. Sei soddisfatto dei tuoi cavalli? Ma io ho portato solo una cavalla di 5 anni, una femmina di 5 anni che ha saltato molto bene. Sono alla fine della fiera, trovo che se hai un cavallo che salta bene, te lo chiedono gli italiani, te lo chiedono gli stranieri, se hai lavorato bene. Devi più pensare, più che a fare zero, a pensare a un cavallo che salta bene da costruire per il futuro. Perché, ok, qua ci sono delle cifre importanti da vincere, però penso che a livello commerciale la cosa più importante è il commercio. Pensi che Arezzo possa essere la sede giusta per ospitare sempre le finali, i campionati? Ma sì, Arezzo trovo che ha un campo in erba che è forse tra i più belli d'Europa. I campi in sabbia bisogna dargli una sistematina negli anni come è normale perché la manutenzione è importante, però una struttura sicuramente che lasciando stare di fare altre gare così, magari vedere se è possibile in una data un po' prima di ottobre in modo che siamo un po' più certi che non venga il diluvio universale come questa volta. Ok, grazie mille. Grazie a voi.